Per la città di Custonaci oggi è una bella giornata. Abbiamo avuto l'opportunità di aprire, attivare una delegazione dei Vigili del Fuoco sul nostro territorio. E questo significa tanto nel momento in cui, speriamo mai, ci dovesse essere necessità e quindi poter intervenire immediatamente e per salvare le vite umane e anche per tutelare il nostro ambiente. Questo avverrà per il periodo estivo, almeno in questa fase, ma la speranza è quella di fare un passaggio ancora più importante, quello di avere proprio questo distaccamento addirittura per tutto l'anno. Un lavoro che viene veramente da lontano, abbiamo iniziato lo scorso dicembre con delle interlocuzioni con il Ministero degli Interni e proceduto poi nel corso dei mesi attraverso le realtà istituzionali, sia a livello provinciale che regionale, e devo dire che immediatamente abbiamo trovato, ecco, la disponibilità. È un passaggio importante per il territorio non soltanto quello costonecese, ma dell'intero Agrigento, perché questo distaccamento avrà funzione appunto di copertura per la realtà di San Vito Lo Capo, quella di Buseto Palizzolo, di Valdece, ovviamente anche per la nostra città. È un passaggio che mi piace sottolineare il fatto dall'idea di quando le istituzioni si mettono in rete, fanno sinergia tra di loro, poi alla fine gli obiettivi si raggiungono. Bisogna, ecco, crederci sul serio in questi obiettivi per poter raggiungerli e quindi determinare un risultato importante. L'estate 2024, da questo punto di vista, avrà più tranquillità da parte nostra e a questo si è affiancato anche un'importante attività di controllo del territorio per quanto riguarda appunto i giardini non curati. Questo è un aspetto sinergico proprio con la presenza di questa delegazione, ci era stato chiesto, che era funzionale a un'ordinanza emessa da parte mia qualche mese fa, perché le due cose dovevano camminare di pari passo. Quello l'abbiamo fatto, ieri finalmente si è aperto il distaccamento a Custonaci.